siamo all'Aquila. Come ricorderete, siamo stati all'Aquila proprio la mattina del 6 aprile, appena dopo il sisma, e abbiamo documentato quello che stava succedendo, quello che si stava facendo in quella circostanza. A distanza di un mese e mezzo siamo tornati per documentare quello che invece si sta facendo, si è già fatto, si dovrà fare. Ci accompagnerà in questo viaggio un consigliere regionale della nostra zona, Nicola Argirò, e un sacerdote, sempre della nostra zona, ma che era parroco qui, Don Franco Leone, che ha perso la chiesa e la casa canonica, poi come vi documenteremo. Qui siamo all'interno dell'area del Consiglio regionale. Al nostro fianco c'è il presidente del gruppo dei comunisti italiani alla regione, l'onorevole Saia, al quale cominciamo con lui chiedendogli, a distanza di un mese e mezzo, come vanno le cose. Abbiamo visto che comunque vi siete attrezzati con i container, poi vi faremo vedere dove avete adibito gli uffici dei gruppi, gli uffici di segreteria, insomma, per mandare avanti comunque il discorso. Allora, onorevole, a un mese e mezzo, come stiamo? Io devo dire che grazie all'intervento soprattutto della Protezione Civile di tutte le regioni, all'intervento di tutte le associazioni no profit, Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, diciamo l'emergenza è stata affrontata con tempestività ed anche con efficienza per rispondere alle esigenze immediate della popolazione dell'Aquila e dei comuni colpiti, che erano esigenze che richiedevano risposte immediate. E quindi io credo che il ringraziamento del popolo abruzzese per questa grande opera, questo lavoro così instancabile fatto, ripeto, dalle protezioni civili di tutta Italia e da tutte queste istituzioni che dicevo prima, quindi va il ringraziamento agli abruzzesi. Un altro ragionamento va fatto invece su due questioni. Primo, su quella che è l'attività della regione come istituzione, rispetto a questa vicenda. E la seconda questione sulla programmazione della ricostruzione dell'Aquila e dei paesi colpiti. Qui noi non siamo altrettanto soddisfatti. Come gruppo appunto dei comunisti italiani abbiamo rilevato che purtroppo fino ad oggi la regione sembra tagliata fuori da quest'opera, quando invece la regione dovrebbe essere l'ente interessato direttamente in questa fase. Tranne il fatto appunto che c'è il presidente Chiodi che sta sempre lì nella sede in cui vengono a contatto con la Protezione Civile, con Bertolaso, però la regione come istituzione ad oggi è fuori. Così come ci sembra che sia poco il coinvolgimento dei sindaci per quanto riguarda la ricostruzione non sia stato sufficientemente considerato. I sindaci hanno, secondo noi, devono avere il ruolo fondamentale appunto nella fase di ricostruzione.